La sindrome di Arnold Chiari è un disturbo neurologico che è caratterizzato essenzialmente dalla malformazione o da un mancato sviluppo della fossa cranica posteriore. Nella fossa cranica posteriore si trova il cervelletto. Questo, siccome il cervelletto non riesce a trovare posto all'interno della fossa cranica posteriore, va a crescere, quindi si spinge più in basso attraverso il forame occipitale e quindi si spinge giù verso il midollo. Quindi è facile intuire che la funzione di questo organo del cervelletto, che ha una funzione essenziale nel coordinamento, nell'equilibrio, nelle attività motorie, ma anche nelle attività cognitive, emozionali, per i rapporti che ha il cervelletto con le altre parti del cervello, è evidente che più scende verso il basso, quindi più entra verso il midollo, più le tonsille si affossano nel forame occipitale e con più la sintomatologia diventa grave. Il paziente come se ne accorge? È una malformazione, per cui è una malformazione che uno si porta dalla nascita e incomincia già in giovane età ad avere questo tipo di problemi e molto spesso non viene riconosciuta nelle fasi, diciamo, nell'Arnold Chiari tipo 1, quindi nella forma meno grave. Quali sono i sintomi? Il nistagmo, le vertigini, i tremori, la cefalea. La cefalea è uno dei primi sintomi che hanno questi pazienti. Le apnee notturne, spesso sono pazienti che soffrono di insonnia, ma durante il giorno invece hanno una sonnolenza continua, una sonnolenza diurna. A seconda dei nervi che vengono coinvolti può esserci la disfagia, la disfonia, l'ipoacusia o addirittura può esserci una diplopia, cioè una visione doppia. Quindi è chiaro che a seconda di come viene compresso e della parte del cervelletto che viene compressa, abbiamo i sintomi. È una sindrome che è estremamente invalidante, proprio per i sintomi che vi ho detto. Ed è il problema vero è che non esiste soluzione. C'è una soluzione chirurgica nella Arnold Chiari di tipo 1, che è la sezione del filum terminale, che in alcuni casi ha esiti positivi, ma spesso non dà nessun effetto. E quindi poi non abbiamo farmaci. La cannabis si è visto che ha una sua funzione. Tutti i pazienti che abbiamo in trattamento, e sono un numero abbastanza discreto, considerando che la sindrome di Arnold Chiari ha una prevalenza non così elevata, devo dire che tutti i pazienti a cui noi somministriamo cannabis hanno un beneficio. Dormono meglio, quindi si risolve il problema dell'insonnia, si risolve il dolore quando sono sdraiati, quindi in posizione supina, si risolve il dolore, migliorano tutte quelle funzioni che abbiamo visto. E utilizziamo la cannabis in questi casi qua, somministrando cannabis che ha THC e CBD, tutte e due. Ma il THC ha una funzione molto, molto prevalente, devo dire, per questi pazienti. Spesso questi pazienti chiedono cannabis che abbiano solo THC perché si rendono conto che hanno una maggiore efficacia. Però diciamo che usare THC e CBD assieme ci permette, ad esempio, di togliere alcuni effetti psicotropi che dà il THC. Quindi quello che noi consigliamo è sempre di partire con i due THC e CBD, una cannabis che abbia tutti e due i componenti, e poi eventualmente di passare una solo che abbia solo THC se non è sufficiente. Ma sicuramente la cannabis è un farmaco che possiamo considerare un farmaco di prima scelta nei pazienti che soffrono di sindrome di Arnold Chiari.